Oggi è il quarto appuntamento, un appuntamento importante, un lavoro di squadra che ha prodotto un documento che abbiamo presentato a tutti i candidati e stamattina lo presentiamo al candidato del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi. Intanto volevo fare una ricognizione per farvi capire un pochettino quali sono, diciamo, gli indirizzi principali della nostra azione politica. Noi vogliamo partire, diciamo, sono quattro più o meno i filoni di azione. Innanzitutto la semplificazione normativa, a partire dal piano territoriale paesistico regionale, che deve andare a fotografare quella che è la realtà fisica proprio del nostro territorio. Altro grande incompiuto che noi tra l'altro abbiamo già affrontato e abbiamo già, anzi dovreste aver ricevuto settimana scorsa la nostra bozza, è il testo unico per il commercio. Si muove, vi do solo dei focus point, si muove su quello che sono per noi il bisogno di tutelare il piccolo tessuto commerciale, andando a creare dei meccanismi di equilibrio tra quella che è la presenza della grande distribuzione e la presenza della piccola distribuzione sul nostro territorio, soprattutto per noi nei borghi e nei centri storici, che devono andare verso una progressiva valorizzazione proprio per portare poi le persone a reinsediarsi lì, le attività produttive a svilupparsi, offrire servizi, attirare turisti e rifar vivere il tessuto economico di questa regione. Un altro testo unico, che è quello dell'edilizia e dell'urbanistica, il piano triennale per il turismo, il piano rifiuti e il piano dell'utilizzo parchi, che poi si connette strettamente con la conclusione del piano territoriale paesaggistico regionale. Figlia di questa semplificazione normativa è la seconda direttrice, che è la sburocratizzazione, ovviamente, da quello che può essere fisicamente uno sportello unico a cui l'imprenditore può rivolgersi, andando poi verso un modello cloud in cui l'impresa ha un suo spazio all'interno di questa nuvola che è la comunicazione tra l'imprenditore e la pubblica amministrazione, ed è carico della pubblica amministrazione andare a prendere lei quelli che sono ovviamente i documenti o le varie pezze d'appoggio che possono servire l'internazionalizzazione del nostro tessuto piccolo e medio tessuto economico, attraverso, come dicevamo prima, lo strumento, l'incentivazione dello strumento delle reti d'impresa e attraverso anche la creazione di un marchio regionale che abbiamo provvisoriamente chiamato Eccellenza Lazio. Guardo il dottor Tagliavanti, con cui l'altro giorno abbiamo avuto un po' di brainstorming creativo sul nome, che deve andare a rinchiudere con un disciplinare molto severo, molto controllato, quelle che sono realtà produttive della nostra regione o che all'interno della nostra regione abbiano la filiera. Noi vogliamo arrivare a eliminare l'addizionale regionale dell'IRPEF attraverso un patto con le famiglie. Nei suoi punti che noi abbiamo ascoltato non c'è alcun riferimento al lavoro, quindi immagino che a tutti interessi conoscere qualcosa in più sotto questo aspetto. Grazie. Il lavoro, dunque, noi abbiamo sia a livello nazionale che a livello regionale introdotto il tema del reddito di cittadinanza e le spiego per quale motivo per noi copre discorso lavoro e formazione. Primo, perché mantiene costante la domanda di beni e servizi sul mercato. Il reddito ha degli impegni precisi, sia in termini di disponibilità ore settimanali che deve dare al tuo comune per svolgere servizi socialmente utili, sono 8 ore a settimana, sia il fatto che devi essere disponibile a frequentare corsi di formazione proprio per il discorso della riqualificazione personale, sia devi dimostrare la tua proattività nella ricerca di una nuova occupazione. Centri commerciali che dovrebbero essere autorizzati, ci sono accordi in deroga e che dovrebbero cominciare la loro costruzione o comunque la loro realizzazione. Non ne abbiamo bisogno, questo modello è assolutamente superato. Sicuramente non vogliamo perseguire un modello che sappiamo già essere fallimentare lì. Figuriamoci qui nel nostro paese, dove il tessuto imprenditoriale è fatto al 92% di piccola, piccolissima e media impresa.
Su quelli che sono attualmente autorizzati vedremo a che punto è l'iter, ovviamente, e quindi tutto quello che si potrà fare per andare a trovare dei punti di caduta con chi a livello di investitori ha già fatto degli investimenti, sarà il nostro sforzo e il nostro obiettivo. L'abusivismo commerciale. L'abusivismo commerciale sta distruggendo tutto il settore di commercio di vicinato, che è il regolare, quello che paga le tasse, quello che crea posti di lavoro e quello che dà occupazione. Sanzioni, dotare gli enti locali attraverso le polizie locali degli strumenti. Noi pensiamo che l'istituzione di una scuola regionale per le polizie locali, quindi che vada ad aumentare la formazione e creare anche delle sinergie tra i vari corpi, addirittura andando verso la creazione di quella che è un corpo unico per la città metropolitana di Roma, dia la possibilità in un momento di scarsezza soprattutto di risorse umane, perché insomma lo sappiamo bene in che condizioni sono le nostre polizie locali, di fare, come dire, sinergia e cercare di avere un'azione molto più incisiva sul territorio. Mi sono guardata i bilanci, ci siamo guardati i bilanci e abbiamo individuato tre direttrici anche lì di risorse economiche per andare verso quel profilo che vi dicevo, quell'azione che vi dicevo prima. Allora, la prima cosa, velocissimamente una situazione di quello che è, un quadro di quello che è la situazione che troviamo. Allora, il 78% della spesa regionale è bloccata dalla spesa sanitaria. Noi siamo convinti che attraverso questa concentrazione di governance, e quindi questa revisione della governance, questa concentrazione, si riescano a liberare risorse per andare poi a trovare spazi di finanza per reinvestirle in altre attività. Altra fonte economica e finanziaria per andare a sostenere questo programma che abbiamo sono ovviamente i fondi europei. Fondi europei che attualmente vengono utilizzati in maniera millesimale, direi. Grazie a Roberta Lombardi, è un nome di tutti i presenti, di tutti i colleghi.